Radio Radicale, siamo con Daniela De Robert, membro del collegio dell'Ufficio del Garante delle Persone Private della Libertà, per parlare di quello che è successo nell'aprile del 2020 a Santa Maria Capua Vetere. Noi abbiamo visto che ci sono state oltre 50 misure cautelari nei confronti di membri della polizia penitenziaria. Allora, volevo chiederle se lei si aspettava questo tipo di sviluppo e poi come andrebbe riletta questo fatto, anche ricordando le parole di un sottosegretario alla giustizia Ferraresi che venne qui in aula per dire abbiamo ripristinato la legalità. Devo dire che quello ci lascia un po' perplessi e sono queste misure cautelari a così tanta distanza dal fatto, perché i tre elementi che giustificano una misura cautelare sembrano così un po' non così forti, per cui questo è l'elemento che ci ha lasciato perplessi. Che si debba andare avanti è importante, che ci sia questa indagine, che la Procura faccia luce su quanto è Cioè, quindi successo. lei è perplessa che ci siano state misure cautelari per così tanti agenti della Polizia Penitenziaria? A A così tanta distanza, così tanta perché un distanza, conto è la sì. misura cautelare subito per evitare inquinamento delle prove, per evitare il rischio di fuga, ma a questo punto, ecco sì, è passato molto tempo, non so quanto, quindi questo è l'aspetto. Sull'indagine è importante che ci sia, che vada avanti, che venga fatta luce, noi la seguiamo dall'inizio, ovviamente c'è la Procura che sta andando avanti, quindi noi seguiamo con attenzione, l'abbiamo seguito fin dall'inizio, le segnalazioni c'erano arrivate, l'intervento anche della magistratura di sorveglianza è stato importante per l'avvio delle indagini, quindi riteniamo sia importante che si faccia luce. Riteniamo sia importante comunque che siano chiariti queste situazioni e che non si dia adito a un'idea anche di impunità. L'impunità va abolita in questa realtà, quindi se effettivamente sarà accertato quanto è stato ipotizzato, è importante. Allora, voi che notizie avevate, diciamo, rispetto a quelle che abbiamo appreso in questi ultimi 2 giorni, dalle informazioni che voi avevate, avevate gli stessi elementi che sono emersi in questi giorni o ne avevate altri? Ecco, Più o meno sono gli elementi che sono emersi, questa quindi cosa dei li abbattiamo come i vitelli l'avevate già sentita? avevamo sentito delle espressioni pesanti, avevamo saputo di, ma tutto questo è ovviamente da accertare, quindi sì, che sia stato un ingresso di persone esterne che sono entrate con modalità e con toni, sì. Senta, adesso che l'ha sorpresa qualcosa delle reazioni politiche che ha sentito in questi giorni da parte di Salvini, da parte degli esponenti? Guarda, io credo che sia importante abbassare i toni. Noi oggi abbiamo fatto un comunicato poco fa, stigmatizzando anche la pubblicazione su un giornale delle fotografie di 30 di questi indagati, perché non serve la gogna mediatica, non serve strillare. C'è un'indagine che sta andando avanti, che sta facendo il suo lavoro. Decideranno quello che verificheranno, faranno tutto ciò che è da fare. L'importante è assicurare la possibilità di lavorare bene. L'importante è anche non esacerbare gli animi all'interno degli istituti. Ci sono migliaia di poliziotti penitenziari che continuano il loro lavoro nel rispetto della No, no, ma divisa nessuno ha e detto niente, ci quindi, mancherebbe altro, no, lo professore. dico rispetto a questa gogna No, 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 mediatica. No, non lo assolutamente sto dicendo. massimo rispetto per la polizia penitenziaria. Non lo sto dicendo a lei, sto dicendo che per esempio questo giornale che pubblica 30 fotografie di persone con nome, con cognome, con immagini, certamente non aiuta anche il lavoro di chi quotidianamente sta lì. Questo. Va bene, la ringrazio. Grazie a Daniela De Robert dell'Ufficio del Garante delle Persone Private della Libertà. Grazie.